Allora, proseguiamo, lasciamo il campionato di eccellenza, andiamo in promozione. Abbiamo il piacere di sentire Alessandro Cariri, il tecnico del San Luca. Buonasera, mister, ben ritrovato. Buonasera, buonasera. Allora, oggi una vittoria contro la Rombiolese, si torna alla vittoria dopo la sconfitta in casa della Bagnarese, una sconfitta tra l'altro di misura che ha segnato l'esordio, se non vado errato, di Cariri sulla panchina del San Luca. Insomma, parliamo anche di questa nuova avventura, come comincia e con quali propositi in questo campionato di promozione Girone B, che vede il San Luca in una posizione, diciamo, tutto sommato che invita, invoglia magari a fare qualcos'altro, a centrare un posto playoff, non lo so, perché la zona è un tantino lontana, però non è impossibile da agganciare, i numeri ancora lo consentono, Cariri? Sì, i numeri lo consentono, però è abbastanza lontana come obiettivo. Pensiamo di ragionare partita per partita, vediamo quello che esce poi alla fine dei conti. Oggi abbiamo disputato una buona partita, secondo me c'è da migliorare molto. La Rombiolese è una bella squadra, quadrata, che sa giocare a calcio. Abbiamo avuto la fortuna di passare in vantaggio dopo 5 minuti e poi questo pareggio dopo un minuto del primo del secondo tempo ci aveva un attimino tagliato le gambe, però poi abbiamo dimostrato sinceramente il valore del San Luca oggi, perché in 10 minuti, in un quarto d'ora siamo riusciti a fare 3 gol, di cui 2 di ottima fattura, con un bel gioco, arrivati dopo delle cose provate in settimana. Questo mi fa piacere, perché sinceramente questa settimana è passata veramente con la grande disponibilità dei ragazzi, e questo sono sicuro ha fatto piacere sia a me che anche alla dirigenza e ai tifosi del San Luca. Sì. Quando insomma Cariri arriva al San Luca, cioè arriva solo per traghettare la squadra a fine stagione o si parla già anche in prospettiva per il prossimo anno? Qual è il progetto? Guarda, fare programmi secondo me a oggi non vale nemmeno la pena, perché come spiegavo anche ai dirigenti quando ci siamo visti, da qua a fine campionato ci saranno tante di quelle partite dove io come allenatore devo dimostrare di tenere la squadra sempre all'attivo. I giocatori devono comportarsi in un certo modo e la società deve capire se vuole fare, continuare il rapporto con una persona, non certo dopo una settimana o due settimane. Questo è un problema, non è un problema, questo è una cosa che comunque andremo avanti fino alla fine del campionato, poi alla fine del campionato tireremo un po' di somme. Se loro si sono trovati bene con me, io mi sono trovato bene con loro, non vedo perché non continuare. Certo, no, assolutamente. Prossima gara, Bolinese-San Luca, già l'andata, insomma, c'è stato il pubblico delle grandi occasioni, anche se Cariri ancora non era tecnico, chiaramente, del San Luca, solo da 2 settimane alla guida di questa squadra, ma già se ne parla, immagino, no? Sicuramente, è un derby, come qualsiasi derby, la gente del posto aspetta questa partita per tutto l'anno. All'andata non so, mi dicevano che il primo punto fatto è stato contro la Bovalinese, e quindi è una partita a cui sicuramente la città, il paese, la città ci tiene, come penso ci tenga anche la Bovalinese. Sì. I derby sono aperti a tutti, non sono partite che comunque guardano classifica oppure guardano l'andamento del campionato. È una partita a sé, che tutte e 2 le squadre comunque ci tengono. Sicuramente sarà una bella partita agonistica, sicuramente sarà una bella partita, anche perché la Bovalinese viene da 2-3 risultati utili dove l'ha portata in zona playoff. Il San Luca, a mio avviso, non ha niente di meno. Ho visto una squadra di ragazzi che sinceramente alzano anche secondo me un po' il tasso tecnico in promozione. Sì. C'ho dei ragazzi disponibili al lavoro, bravi tecnicamente, oggi hanno perfettamente
fatto quello che avevo chiesto, anche se non abbiamo fatto una grande partita secondo me a livello tecnico, però la voglia a volte basta anche per vincere le partite. Sì. Va bene, dai, una battuta su questo Bocale Bagnarese. Alessandro Caridi ha visto, ha affrontato la Bagnarese, poi ieri questo 3-0. Guarda, io ho visto San Luca Bocale. Sì. San Luca meritava ampiamente la vittoria. Il Bocale è andato via senza tirare mai in porta con 2-0. Sì. Poi io sono andato a Bagnara. La mia squadra Bagnara si è comportata egregiamente. Abbiamo perso al 91esimo un gol in 10 contro 9 dopo che noi abbiamo sbagliato, abbiamo avuto tre occasioni importanti per passare in vantaggio. Abbiamo preso un tiro in porta e abbiamo preso un gol. Quindi la Bagnarese sia il Bocale che dovevano, e sono le squadre che si giocano il campionato, ma ormai mi sembra che il Bocale con la squadra che ha, che sinceramente potenzialmente senza sia la squadra più forte di questo campionato, poi le partite vanno giocate. Sì. Penso che il Bocale alla fine riuscirà vittorioso in questo torneo, perché ora ha magari questi punti in più. Ora il Gioiosa deve ancora giocare, vero? Sì, potrebbe però portarsi a meno tre. Andiamo a meno due, io parlo di potenziale. Il potenziale che ha il Bocale, secondo me, in questo campionato non c'è nessuno. Sì. Va bene, dai, vedremo come finirà questa stagione. Grazie ad Alessandro Caridi per questo intervento.